no, risolvere problemi, come dire, o situazioni che sono state create da un punto di vista amministrativo da altri enti e da scelte pregresse. Noi siamo un ente pubblico, agiamo nel rispetto delle norme e dei regolamenti e quindi dobbiamo prendere atto di questo. Chiaramente la riflessione di fondo, che è una riflessione non tecnico-giuridica ma politico-strategica, è che un certo tipo di operazione va sicuramente ad influire sulla capacità di pianificazione strategica del porto e dello sviluppo del porto e delle attività del porto. Poi, essendo noi un ente pubblico, dobbiamo dare soluzioni ai problemi e quindi dobbiamo avere la capacità, di fronte delle situazioni, di riassettare e riprogrammare la nostra pianificazione strategica. E quindi, se un certo tipo di attività verrà realizzata e completata, noi dovremo riparametrare tutte le nostre idee e tutte le nostre ipotesi che avevamo fatto, sulle quali stavamo lavorando per lo sviluppo dei traffici tutti del porto di Chioggia. Abbiamo, perché comunque è opportuno, insomma, dare sempre informazioni in chiarezza e in trasparenza, insomma, abbiamo detto che effettivamente, se come pare da alcune dichiarazioni ma anche da alcuni atti formali del MISE piuttosto che di altre realtà, la procedura che è stata seguita fino ad ora è una procedura assolutamente corretta, noi non abbiamo margine di intervento. Sicuramente ci sono alcuni passaggi della procedura, quali per esempio atti concessori che sono in capo all'autorità di sistema portuale e ad alcuni passaggi di questo genere, che a un certo punto, prima o poi, insomma, dovremmo essere coinvolti. Ripeto, noi entriamo oggi nella gestione delle attività, anzi formalmente non entriamo nemmeno oggi, perché comunque ci deve essere un passaggio formale, un atto che da parte dell'autorità marittima ci trasferisce il controllo sulle aree di demanio marittimo e bla 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 bla, insomma, adesso non mi sto a tediare con le tecnicalità, però insomma, quando sarà il momento, noi avremo la possibilità, dovremo essere interpellati per dire e per dare produrre alcuni atti amministrativi, e in quella sede faremo le osservazioni tecniche del caso che ci pertengono per quanto riguarda le competenze dell'autorità di sistema portuale.